Eccoci alla pagina dedicata al calcio, abbiamo un servizio, andiamo a vedere quali sono le novità di metà settimana con le squadre che si stanno preparando ai prossimi impegni, vediamo. Affrontare la Regina con lo stesso piglio con il quale è stata disputata la partita di Cosenza. La Paganese continua la preparazione in vista del nuovo impegno di sabato per una terza giornata dalla quale mister Favo si attende certamente conferme dai suoi calciatori. L'esordio esterno è stato convincente con una difesa più compatta aiutata dalle parate di un ottimo Gomis e un attacco che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni capitate. Serve un pizzico di qualità in più a centrocampo che deve migliorare sia in fase di filtro che di palleggio. Intanto è stato designato l'arbitro Annaloro di Collegno. La Regina di Agenore Maurizi, ex del confronto dopo la vittoria con il Catanzaro, avrà la stessa voglia della Paganese di proseguire nella striscia positiva. In Serie D si avvicina il momento del debutto per la Nocerina di Mister Morgia, subito un match complicato contro un Messina che ha perso al debutto in quel di Portici e vorrà riscattarsi tra le mura amiche. La squadra di Venuto è stata costruita per vincere nonostante le difficoltà estive con la ripartenza tra i dilettanti ed il cambio gestionale in dirigenza. Nocerina che per la sfida in terra siciliana recupera il centrocampista Cecchi, mentre sarà complicato avere a disposizione l'attaccante Liccardi. Questione abbonamenti, la campagna del sodalizio rossonero non decolla. L'idea è probabilmente quella di seguire la squadra a prescindere dalla sottoscrizione del tagliando annuale. Biglietto partita per partita, sarà la squadra a doversi guadagnare la fiducia della gente attraverso i risultati positivi. Infine la Cavese, che a Torre del Greco, ospite della Turris, sarà in completa emergenza. La formazione di mister Bitetto non avrà a disposizione D'Alterio e Santeramo, due dei giocatori difensivi più importanti ingaggiati quest'estate dalla nuova proprietà aquilotta. La Turris ha esordito positivamente e vorrà cercare di vincere ancora. I corallini quest'anno partono a fari spenti proprio come la Cavese. Gara certamente spettacolare, visto che entrambe le compagini annoverano attaccanti di rilievo per la categoria. Bene, si chiude qui questa edizione del nostro giornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.